Come sarà il museo? Noi lo dobbiamo ancora fare. Questo è il punto. Noi abbiamo presentato un progetto che delinea alcuni elementi costitutivi, ma ovviamente poi bisognerà lavorare, studiare, ricercare per riempire tutta questa ipotesi di contenuti effettivi. Quindi quel progetto potrà essere, anzi, non potrà essere, sarà sicuramente, come dire, modificato, approfondito. Ovviamente c'è il tema importantissimo dell'autorappresentazione del regime, perché quell'autorappresentazione del regime è quella che poi sta dentro la memoria del neofascismo, no? Quindi in un museo del fascismo non può non confrontarsi con le modalità storiche con cui, diciamo, il fascismo si è rappresentato. Il problema è che noi costruiamo questa rappresentazione, mettiamo dentro questa autorappresentazione come una delle chiavi per reggere le sue contraddizioni. Per esempio, quando faremo rifare il percorso, diciamo, virtuale dentro la mostra della rivoluzione fascista, si uscirà da questa mostra e il primo tabellone, la prima, diciamo, sala che il turista, lo scolaro vedrà l'oppressione, la repressione di quel regime nei confronti del dissenso interno, cioè nei confronti dell'antifascismo, ma anche la repressione con cui negli anni, fine degli anni 20, primi degli anni 30, il fascismo si è comportato nelle colonie, no? Quindi l'aggressione razzista, colonialista nei confronti della Libia e di altre realtà di dominio coloniale dell'Italia. Quindi per distruggere l'autorappresentazione non bisogna tacerla, bisogna metterla in relazione alla storia. Quindi mettere in relazione che mentre il fascismo diceva di sé quelle cose, nel frattempo c'erano migliaia di confinati, c'erano circa 1 milione di fuoriusciti, c'era l'ovra, c'era la repressione, c'era la negazione della libertà, c'erano le voci degli intellettuali incarcerati e dei militanti politici, c'era Turati che scappa, c'era l'intelligenza antifascista che viveva, diciamo, nell'esilio. Quindi questo è il punto. Cioè la persona deve capire per contrasto che il discorso della democrazia, che è l'alternativa al fascismo, non lo si costruisce negando ciò che il fascismo non solo ha fatto, ma ciò che il fascismo ha pensato di sé, no? Il problema è lo si mette in relazione a ciò che il fascismo ha concretamente realizzato mentre si autodipingeva come un regime particolarmente positivo, significativo, diciamo, e dotato di una forza di cambiamento particolarmente forte. Quindi il tema dell'autorappresentazione è fondamentale, così come l'aspetto del rapporto con la società italiana è costruito proprio per dimostrare che la teoria che il fascismo, siccome ha fatto la bonifica delle paludi pontine, ha fatto qualcosa di buono, è un ragionamento inconsistente, inconsistente. Non perché, diciamo, non sia buono togliere le paludi e metterci, diciamo così, dei villaggi per contadini. No, non è questo il problema, no? Ma è in realtà che messaggio con quell'intervento il fascismo vuole diffondere, che tipo di operazione stava dentro, diciamo così, i fatti, le costruzioni, l'intervento del fascismo picconatore e costruttore della nazione. Bene, questa roba qui va smontata, non basta dire facciamo finta che è una balla, perché poi questa balla la gente non la crede proprio una balla se quando poi dopo va in ogni città italiana vede che ci sono questi luoghi e che tra l'altro in molti casi, diciamolo, sono bellissimi. Quindi è molto difficile che uno di fronte a Sironi dica che è una schifezza perché era un pittore ideologo del regime. Bisogna smontare, bisogna decodificare, destrutturare la comunicazione e mettere in condizione, per flash si intende, il visitatore di capire dove sta la contraddizione, dove sta, diciamo, qualcosa che cozza profondamente con questa raffigurazione buonista che il regime fa di sé. Poi, ovviamente,
ovviamente non lo diremo in questa sede, ma il buon senso lo chiama da sé, in 20 anni qualunque regime qualcosa di buono la farà, ecco, non, è difficile che proprio non faccia proprio niente di buono, ma il problema non è che sia buono o cattivo, quindi questo argomento che siccome il fascismo fa un'autostrada, fa qualcosa di buono, è un argomento inconsistente, no? È un percorso criticamente sollecitato in continuazione, anche perché solo così si può dare una raffigurazione di un periodo controverso come quello in maniera matura. Infine, perché noi non abbiamo deciso di occuparci nel centro di interpretazione del fascismo? Perché il neofascismo sarà il cuore della parte di centro di documentazione. Centro di documentazione avrà prevalentemente tra le sue finalità quelle di attivare attraverso strumentazioni varie proprio una riflessione sul neofascismo, anche perché evitare di cadere in un tranello che noi abbiamo assolutamente, su cui abbiamo riflettuto e che noi abbiamo fortemente stigmatizzato, e quindi il tranello è che il neofascismo sia una continuazione del fascismo. Attenzione, lì c'è una rottura della storia d'Italia, quindi il neofascismo, che pur si rifà negli uomini e in qualche simbolo e in qualche valore al fascismo storico, è stato una cosa profondamente diversa che attiene al nesso tra le destre italiane nell'epoca della democrazia, la Repubblica Sociale, perché la Repubblica Sociale nasce dentro quel crogiolo lì. Nasce dentro la fine del fascismo, è l'ultimo tentativo, profondamente diverso però dalla storia degli anni 20 e 30, di mantenere in vita l'opzione fascista, è una forma di collaborazionismo, che quindi si spiega nel contesto della guerra, ed è in qualche modo l'antagonista della Resistenza. Se non ci fosse la Repubblica Sociale Italiana, la Resistenza sarebbe stata davvero solo una guerra di liberazione contro l'occupante tedesco, ma invece, poiché c'è un governo collaborazionista italiano fascista, la Resistenza diventa, come ci ha insegnato Claudio Pavone, anche una guerra civile. Quindi per discutere della guerra civile bisogna mettere in relazione RSI e Resistenza e non pensare che l'RSI invece sia semplicemente un appendice del fascismo, perché la RSI è dentro l'occupazione, è dentro la guerra, non dimentichiamoci che Mussolini lo libera Hitler, è un esperimento che si spiega e si chiarisce essenzialmente dentro la guerra, nel rapporto dell'ultimo fascismo con la guerra e soprattutto il rapporto con la Resistenza.